Allora, buonasera, siamo a domenica, domenica 20-21, ho perso il conto, siamo a febbraio, settimana di carnevale. Bella giornata oggi a Firenze, le cascine erano piene di gente che correva, io non correvo, non corro più dall'87, ho smesso di correre 20 anni fa, quindi no, vabbè, cammino, ma non sono un corridore. Vabbè, ovviamente se vive in città c'è questi che io alle 6 di mattina esco di casa, vado al lavoro e vedo questi che escono di casa alle 6 di mattina per correre e penso, ma chi glielo fa? Dove? Ma perché? Se io vado al lavoro alle 6 e mezzo vedo questi e verresti ucciderli perché dico, come non potresti dormire e stai qui, va bene, lasciamo perdere il discorso. Di solito questo è un canale che parla molto spesso di fumetti, non è un canale di fumetti, a volte non è nato per canale di fumetti, parlo spesso di fumetti perché è un argomento abbastanza leggero che può comunque nascondere anche, può portare anche riflessioni interessanti. Per esempio, Buck Danny, cioè se uno facesse un approfondimento storico su Buck Danny, esaminato storicamente come il fumetto, come cioè il fumetto è espressione del suo tempo, cioè voglio dire, esiste, voglio dire, una pregiudiziale anche su YouTube, io seguo tanti canali, non solo di fumetti, ovviamente, per esempio ho scoperto un canale molto bello di una studiosa, cioè una professoressa italiana che fa dei bei video, pochissimi iscritti, credo si chiami Yasmin Pani, che è un bellissimo canale, ho scoperto stamani, faccio, ovvio lì non si parla di fumetti, si parla di letteratura italiana, di autori italiani, cioè anche, ma a me fa, anche essendo un po' pigro, mi fa anche un po' fatica, insomma, se possiamo parlare di Pasolini, ma parlo, però in realtà questa distinzione, no, tra alto e basso, no, tra il sublime, per non tornare a un discorso medievale, la tra la tragedia e la commedia, insomma, divina, però c'è una divina commedia di Dante, no? La commedia che diventa divina, cioè una cosa scritta in volgare, però insomma, ancora oggi stiamo qui a parlare della commedia che in fondo non è scritta in latino, quindi io non sono Dante, ma anche parlare di fumetti. Per esempio, oggi parliamo di Sergio Coppi, è il numero 55 che è in edicola e purtroppo Sergio, purtroppo, nel senso sì, è l'ultimo numero, si chiama finale, quindi la Cosmo chiude, vedete, il 54, nel numero precedente, il 54 era Lampi e c'era dietro la presentazione di finale, mentre il 55 ovviamente non c'è più Sergio Toppi e c'è, e apparirà ovviamente un personaggio che per gli amanti del fumetto argentino non c'è bisogno di dirlo. Il problema è che in questo periodo in edicola sta venendo fuori di tutto, quindi sta uscendo tutto ora, quindi Buck Danny, Mister No, l'Anastasia di Diabolik, Comandante Marche, che ho abbandonato, la Supereroica, però il problema anche della Gazzetta dello Sport, vorrei dire che se mandate troppa roba in edicola, che è troppa roba, uno non può comprarsela tutta, insomma, quindi va anche un po' diluita, nel senso che anche Buck Danny è bellissimo, ma ora come ora, se mi devo mettere a fare anche Buck Danny, a parte non è un eroe di cui sono innamoratissimo, quindi posso anche farne a meno, ne ho presi i primi due volumi, perché non costavano tanto, ma sono altri 14, capite? Tutto si assomma e tutto si somma e quindi però anche il portafoglio si detrae, cioè quello che si somma in edicola si detrae nel portafoglio. Quindi, anche perché tendenzialmente quelli come me seguono diverse cose, quindi poi qualcosa è ovvio che dobbiamo lasciarle, nel senso che io già. Ma questo qui non l'ho lasciato perché è l'ultimo numero di Sergio Toppi, 55, finale. Sono storie sceneggiate da Mino Milani, chi lo conosce, Mino Milani, ha lavorato con il Corriere dei Piccoli, quindi sono storie che erano ovviamente
Non sono i capolavori di Toppi, erano storie sceneggiate minori su personaggi più o meno storici. Quindi qui avete l'ultimo 11, vabbè, che ci frecce. Non... Però qui c'è una storia, vabbè, qui c'è, scusate, c'è Pinkerton, poi abbiamo Dillinger. No, qui non è che Toppi dia, vabbè, Toppi è sempre Toppi, qui stiamo parlando di poesia pura applicata al disegno, quindi insomma Toppi è sempre Toppi. Dillinger, che vabbè, i criminali, e Bonnie e Clyde, Bonnie e Clyde, 72, 72, Bonnie e Clyde. E... Bello omaggio a Humphrey Bogart, questa forse è una delle migliori. Humphrey Bogart, che certamente quelli della mia età lo conoscono. Beh, qui Casablanca, qui sono molto belle le immagini. Qui Sergio Toppi, diciamo che. Vabbè, 1300 di Castel Morrone, gli elementi di storia patria, so, le storie un po' così da dire, dei ragazzi, insomma, quell'idea che troviamo. E ci riallacciamo con ieri con Buck Danny, il fumetto educativo, il fumetto che deve comunque dare dei messaggi. Questa era un po' l'idea del Corriere dei Ragazzi, del Corriere dei Ragazzi, poi di cosa? Del Corriere dei Piccoli, Corriere dei Ragazzi. Naturalmente oggi sono storie che nessuno pubblicherebbe, nessuno sceneggiatore sceneggerebbe, però qui vabbè, c'è anche la Legione Araba di Club Pascià. Però qui abbiamo dentro Solitudinis Morbus, che questo è ovvio che questa qui non è stata fatta a colori, perché se la Cosmo l'avesse fatta a colori, insomma, saremmo andati a bussare alle porte della Cosmo e chiedere spiegazioni, già Magnus a colori. Però qui ovviamente, qui la distinzione tra fumetto, arte, poesia, scasca tutto. Qui è veramente poesia allo stato puro. Qui è Sergio Toppi nel suo massimo splendore. Costa 5,90 euro. Qui lo vediamo Toppi nel suo lato onirico, è un guardiano del faro che ovviamente cade in uno stato di delirio. Guardate questo disegno, come ha ottenuto il faro. È solo un pezzetto della pagina bianca che si staglia su tutto, cioè questa è stata lasciata bianca, intorno è stato tutto inchiostrato da Toppi, quindi la casa del faro, come è ovvio che chiunque avesse messo mano a colorare sta roba qui, gli si tagliava il braccino, nel senso, no, gli si tagliava così, veramente, veramente queste immagini sono spettacolo per gli occhi, sono pura poesia, sono pura arte. Siamo a livelli altissimi di poesia e niente. Quando qualcuno mi chiede magari perché amo Sergio Toppi, faccio queste cose qui, ma anche i testi sono molto belli, cioè qui la fusione tra immagini poetica, tra poesia e immagine è perfetta. Questo testo è bellissimo, di pochissime pagine. La trama, che vi sto a dire, la trama di questa cosa onirica e fantastica, surreale, surrealistica, eccetera. Cioè, questo è Sergio Toppi, questo è Sergio Toppi, su questo non, cioè, su tutto il resto si può discutere. A me piace Tex Willer, a me piace Zagor, a me piace Braccio di Ferro, c'ho anche Braccio di Ferro. Ora mi allontanerò e non si sentirà più un piffero. È venuto qualcosa. Però qui siamo a livelli altissimi. Va bene, diamo addio a Sergio Toppi, che era stato in edicola per 55 settimane. Ben 55 settimane. Sergio Toppi finale. Arriva l'Eternauta. Eternauta. Francisco Solano Lopez, che tra l'altro ha lavorato anche per la supereroica. Hector German Oesterheld, qui siamo nell'Argentina, dove ha lavorato anche Hugo Pratt, sempre con il sergente Kirk, eccetera, eccetera. Hugo Pratt, che è anche lui un personaggio di cui poco si parla nel mondo dei fumetti, perché se parlavo, non lo so, ora io farò una puntata
sulla Rosa Alchemica, perché c'è anche Hermanesse, quindi con Ugo Pratt ci azzecco sia il fumetto che la letteratura, ce le azzecco tutte e due. E niente, e vabbè, questo non vi dico, ve lo consiglio, magari se avete già la storia. Le storie del Corriere dei Ragazzi non sono imperdibili, ecco, cioè, pur amando Sergio Toppi e la follia, non direi che se vi siete persi Bonnie e Clyde, vi siete persi il capolavoro del secolo, però quando arriviamo a questa cosa qui, ragazzi, quando arriviamo a questa cosa qui, siamo. È un po' la confessione, l'autoconfessione del processo creativo, ecco. Chiudo, veramente è un vero peccato che siamo in un paese in cui personaggi come Sergio Toppi dovrebbero essere portati a livelli in palmo di mano, ma non solo dagli amanti dei fumetti, perché qui si supera veramente il fumetto, si supera qualsiasi cosa, nel senso qui si arriva a dei livelli di arte che sono sublimi. Poi per mere classificazioni, ovviamente io leggo La regione del mio tempo e Pasolini, non è che sono un ragazzo scappato di casa, però voglio dire, leggere Pasolini non mi impedisce di leggere Sergio Toppi, cioè le due cose non sono, cioè queste cose che la letteratura sia in contraddizione col fumetto, che l'alto sia in contraddizione col basso, è una fantasia, una cosa così. E naturalmente, se io leggo Braccio di Ferro, non pretendo che Braccio di Ferro da Bianconi sia Omero, però non è neanche detto che non ci siano degli spunti di riflessione anche su Braccio di Ferro e Topolino. Queste cose non le ho dette io, le ha dette Umberto Eco, ecco, apocalittici e integrati, insomma, non è che so, una mattina mi sono svegliato, eccetera, eccetera. Ci sono stati grandi intellettuali come Oreste Del Buono che hanno portato avanti la causa dei fumetti, ma poi alla fine cadiamo sempre nel leggere libri, leggere fumetti, come se le due cose fossero un po' in contraddizione. Non c'è nessuna contraddizione, cioè, nel senso, è ovvio che ti poni, certo, se tu leggi Braccio di Ferro non ti poni nello stesso mentalità, stato d'animo in cui leggi Omero, ma neanche se leggi Tex Willer e pazienza, vuol dire anche il fumetto ha tante sfaccettature, quindi Corto Maltese, Braccio di Ferro, tu ti approcci al gigante Grissino e a Corte Sconta detta Arcana e con cioè, dice, ma è fumetto, sì, ho capito che è fumetto, ma sono due approcci un po' diversi, quindi va bene, ho fatto questo pippone finale, non c'entra nulla, però in edicola trovate ancora per l'ultima volta Sergio Toppi con finale, si chiama finale perché ringraziamo la vabbè, poi c'è l'ultima storia con Israele, Fondazione di Israele, e vabbè, quindi, però questa storia qui nel centro, questa qui, Solitudinis Morbus, dove appunto il guardiano del faro impazzisce perché sta da solo, non c'è internet, non c'ha, e quindi comincia a parlare con i gabbiani. Il problema è quando i gabbiani ti rispondono, ecco, finché tu parli ai gabbiani è un conto, poi quando il gabbiano ti risponde e tu capisci cosa dice il gabbiano, hai un problema. È quello che ho detto in maniera vergognosa, ma insomma, qui è ovvio che è un'indagine psicumana fatta molto bene. Qui siamo. Qui veramente il fumetto italiano ha raggiunto vertici tali che non c'è niente da dire. Poi Sergio Toppi lo potete amare, cioè, non dico che tutto Sergio Toppi sia di questo livello, però alcune cose di Sergio Toppi sono veramente arte pura, cioè, sono veramente arte, cioè, questa è arte, poi è arte, potete chiamarla pittura, fumetto, disegno, ma questa è super arte. Del resto, tutto il resto è silenzio, direbbe Amleto. Nell'Amleto, appunto, dove lo diceva Amleto, in quale tragedia Amleto diceva, ah, nell'Amleto. Dopo questa evidente dimostrazione del mio rimbambimento senile, vi lascio e vi saluto. Sergio Toppi, finale, splendido volume. Ma no, io se riguardo, vabbè, basta, arrivederci.